Il presunto avvistamento del fantasma della regina inglese, Elisabetta II, avrebbe avuto ripercussioni significative nella famiglia reale britannica. Secondo fonti, qualcuno all'interno del castello di Balmoral, dove morì la regina nel 2022, avrebbe visto il suo fantasma nella stessa zona dove scomparve. Questo avvistamento risalirebbe al mese di novembre scorso. In seguito a questa presunta apparizione, la regina Camilla, moglie di Re Carlo III, ha rifiutato di tornare a Balmoral per timore di incontrare lo spettro di sua suocera. Non solo Camilla, ma anche il re si sente timorato dello spettro, come riportato dal Daily Mirror, uno dei più noti quotidiani britannici di tipo tabloid. Il Daily Mirror ha raccontato una testimonianza in cui si afferma che si possa sentire il passo della regina sugli assi scricchiolanti del pavimento, preceduto dall'apparizione del fantasma. Il Daily Mirror è uno dei più affidabili giornali britannici che segue le vicende della famiglia reale, e questa volta non è un'eccezione. In realtà, la casa di Balmoral è una tradizione di oltre 70 anni. Ogni estate, la famiglia reale vi trascorreva le vacanze. Questa tradizione è stata rotta per questa edizione estiva, probabilmente a causa delle paure di Camilla e forse anche di Re Carlo III. In tutto, ciò che sembra chiaro è che la leggenda del fantasma di Regina Elisabetta II continua ad intrigare la famiglia reale, e che la paura di incontrare un fantasma può far saltare le tradizioni più antiche. La storia continua, e la famiglia reale potrebbe dover affrontare ancora più misteri e storie legate alla leggenda del fantasma.